Yeee! Yeah! Bentornati, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo degli ultimi 4 libri letti nel mese di aprile. Sono 4 romanzi, li sto guardando, tutti uno scollegato dall'altro. Sapete che ogni tanto faccio delle letture concatenate, in questo caso no, sono letture totalmente scollegate le una dalle altre. Comincerei con, diciamo così, un romanzo che si può ricollegare ad altre letture portate avanti negli ultimi mesi, ovvero Ithaca per sempre di Luigi Malerba, un romanzo che è entrato nella mia libreria dopo tutta quella fascinazione originata dal volume di Mendelssohn, un'Odissea, che poi mi ha portato a rileggere l'Odissea e poi mi ha portato alla ricerca di altri titoli che approfondissero un po' l'epica omerica, ma soprattutto la figura di Ulisse. Ho amato fortissimo, ma veramente. È partito, non avevo grandissime aspettative perché è uno di quei titoli che compro di impeto, non mi sono informata molto. Si parlava di un dialogo a distanza tra Ulisse e Penelope e ho detto sì, lo prendiamo. Quindi sono partita senza aspettative e questo libro, di pagina in pagina, e vi devo dire la verità, all'inizio non ero convintissima, ma da un terzo in poi è stato tutto un salire, un aumentare nel mio livello di gradimento. È sì un dialogo, ma è un dialogo mentale, immaginario. E è una conversazione implicita, nel senso che non avviene mai davvero, tra un marito e una moglie. È uno specchio e uno spaccato perfetto di quella che è una relazione coniugale. Perché? Perché noi leggiamo paragrafi alternati di Ulisse e Penelope, che ci raccontano attraverso la loro lente mentale, quindi non sono dei dialoghi veri e propri, sono più che altro loro che rielaborano i fatti avvenuti. Quindi non è un riraccontarci le vicende di Omero, ma è un darci una chiave di interpretazione personale dei due personaggi. E le due interpretazioni si concatenano, si inanellano, provocando e dando quindi spiegazione agli avvenimenti della trama. Cerco di spiegarmi meglio. Noi incontriamo Ulisse appena approda a Itaca. Quando Ulisse approda a Itaca prende una decisione che difficilmente ci si spiega, ovvero si decide di rivelarsi immediatamente a suo figlio, decide poi di voler portare avanti la propria vendetta, si disvela alla nutrice, alla donna che lo ha cresciuto, che scopre la sua identità durante il lavacro dei piedi, poi decide di farsi alleati due dei suoi sudditi, quindi il porcaro, per il pastore, perché lo aiutino a portare avanti la sua vendetta, ma rifiuta sempre categoricamente di disvelarsi a sua moglie. E noi nella vicenda omerica vediamo Penelope non riconoscere suo marito. Ora, la spiegazione che ci dà Omero, perché Omero era lungimirante, si era posto l'interrogativo, perché se Telemaco poteva aver bisogno di qualcuno che gli dicesse chi era suo padre, perché il padre era partito che lui era bambino, erano passati 20 anni, nessuno può ragionevolmente pensare che una donna anche dopo 20 anni non riconosca suo marito. C'è qualcosa che non torna. E quindi Omero dice che era Atena che proteggeva il piano di Ulisse, impedendo a Penelope il riconoscimento, velandole la vista, procurandole sogni, facendola cadere in dei torpori incredibili, camuffando l'aspetto di Ulisse. Malerba qui invece non lo fa. Malerba ci dice che Ulisse arriva coscientemente e scientemente sceglie di non rivelarsi a sua moglie.
fino poi alla scena che classicamente noi vediamo, è quella in cui Ulisse massacra i Proci e poi a quel punto lì chiede di vedere Penelope e Penelope non lo riconosce. Penelope non lo riconosce, tant'è che lui dovrà portare avanti quello che viene chiamato il tranello del letto e quindi parlare del loro letto nuziale, che era un letto artigianale costruito da lui nel tronco di un albero che non poteva essere spostato, per trarla, per dichiarare la sua identità in maniera inequivocabile. Però anche lì nel testo omerico c'è la domanda: ok, a questo punto Atena ha tolto i veli, Penelope lo vede, perché non lo riconosce? A questo dà risposta Malerba, con un ingegno e un'arguzia veramente magistrale, perché ci dice fin da subito che Penelope ha riconosciuto Ulisse nel momento in cui Ulisse ha messo piede in casa sua e ha aspettato. Ha aspettato da brava stratega per vedere che cosa aveva in mente il marito, per vedere quanto pensava di portare avanti questa farsa. Ed ecco perché vi dico che più progrediva la storia, più mi coinvolgeva e mi divertiva, perché era proprio un... era quasi diventato un gioco tra di loro, nel senso che lei era lì, lo guarda e dice: ok, tu non puoi pensare che io sia così scema da non averti riconosciuto, vero? Bene, vediamo quanto la fai andare avanti. E mano a mano si accorge che lui si sta disvelando agli altri personaggi, perché lei si accorge subito che la nutrice lo ha riconosciuto e che lui ha confermato la sua identità, si accorge di un cambiamento di atteggiamento di Telemaco, si accorge di tutta una serie di cambiamenti intorno a lei, e lei aspetta e lo dice proprio chiaramente: perché tu sei l'astuto Ulisse, ma non pensare che io sia da meno, perché io sono la saggia Penelope, usando gli aggettivi che Omero utilizza nell'epica classica, no? Lei è sempre la saggia, la paziente. Cioè, benissimo, io sono saggia e paziente, non sono scema però, quindi voglio vedere che cosa pensi di fare. E quando lui poi è come se desse il contentino, dicesse: va, adesso puoi riconoscermi anche tu, qui parte il piano di Penelope. Il piano di Penelope è di fargliela pagare, come ogni brava moglie avrebbe fatto col marito, anche perché Penelope parte dal presupposto che Ulisse è stato in mare 10 anni dopo la guerra di Troia, e siccome lei conosce molto bene suo marito, è fermamente convinta del fatto che a tenere Ulisse in mare così a lungo sia stata anche la sua sete di conoscenza, la sua curiosità, la sua voglia di portare avanti sempre missioni ardimentose da poter raccontare per creare ancora più fama intorno alla sua leggenda. E non va poi tanto distante. Inoltre, Penelope negli ultimi 10 anni ha sentito i racconti dei viaggiatori, di quelli che tornavano dal mare, sia da Troia ma anche dal mare in generale. E quindi lei sa di Circe, sa di Calipso e sa di Nausicaa. E non ha nessuna intenzione di fargliela passare così liscia. E quindi finge, a sua volta, di non riconoscerlo. Cioè, insomma, hai finto fino adesso, hai creduto fino adesso che io potessi non riconoscerti, ora non ti riconosco davvero. E ci sono due cose veramente intelligenti. La prima è che Ulisse cade vittima del suo stesso gioco abituale, nel senso che a forza di raccontare bugie, a un certo punto inizia a credere anche lui alle sue stesse bugie. E quindi lo vediamo che inizia a porsi delle domande del tipo: ma cavoli, ma se lei non mi riconosce, se proprio lei non mi riconosce, non è che magari davvero non sono Ulisse, ma a forza di raccontarlo in giro mi sono convinto di esserlo? Ma soprattutto, a un certo punto, quasi verso la fine, arriva l'illuminazione. L'illuminazione che è: aspetta, forse Penelope è arrabbiata con me e me la sta facendo pagare. Forse. E lì arriva la domanda iconica che dice: ma perché ce l'ha con me? Ragioniamo tutti insieme sul perché tua moglie potrebbe essere leggermente infastidita. Ed è molto arguto, perché poi va avanti, non sto a spiegarvi tutto, ma è molto arguto perché entra nella mente dei personaggi, rendendoli veramente molto rotondi, rendendoli completi.
aggiungendo quei tasselli che nell'Epic America per forza di cose mancavano, li rende molto moderni. Mi sono appena resa conto di aver parlato tantissimo di questo volume, volevo essere un pochino più sintetica. Per chiudere, dello stile della penna di Malerba non c'è bisogno della mia opinione, è uno dei grandi scrittori del Novecento italiano, quindi non ha certo bisogno della mia opinione per dirvi che scrive in maniera egregia, si fa leggere molto volentieri e ho apprezzato moltissimo, oltre al concetto, oltre all'idea, l'arguzia che ci ha messo. Bon, passiamo oltre perché sennò non andiamo da nessuna parte. Ho poi recuperato l'idioma di Casilda Moreira di Adrienne Bravi per Exorma. Questo era un titolo citato in una delle classifiche di qualità dell'indiscreto, che mi aveva attratta subito per lo spunto di trama. Sapete che io sono una particolarmente curiosa e lo spunto di trama qui era un glottologo che scopre una lingua indigena sudamericana tenuta in vita dall'esistenza soltanto di due parlanti, un uomo e una donna, ultimi parlanti appunto di questa lingua nativa, India, che però da oltre 20 anni, per scelta, non si rivolgono la parola. Non rivolgendosi la parola e non utilizzando la lingua, non solo non la trasmettono, ma non la tengono in vita, perché le lingue sono organismi vivi, se vogliamo, ma legati alla vita dei parlanti. Quindi un giovane studente di questo professore decide di andare alla scoperta, intanto a verificare la veridicità di questa cosa e poi di andare a scoprire questa lingua, ma soprattutto a cercare di risolvere il mistero del perché questi due non si parlano più da 20 anni. Lo spunto di trama era affascinante. Il romanzo di per sé è anche piacevole, si fa leggere volentieri, lo stile è buono, corretto, ma mi è mancato qualcosa, nel senso che si abbinano delle riflessioni glottologiche, linguistiche, socio-antropologiche molto interessanti, è un testo documentato, non è basato sul nulla. Si inserisce all'interno la trama di queste due persone, di questo uomo e di questa donna, ci viene raccontato perché non si parlano. Quello che ho trovato un po' aggiunto in più è la trama legata invece a questo studente, nel senso che lo studente arriva là e si aggiunge una trama di romance che è solo abbozzata, è solo un po' buttata lì, che secondo me era proprio un po' in più, forse era un tentativo di raccontare attraverso questa trama secondaria anche l'ambientazione sudamericana, perché raccontando la vita di questa donna che lui incontra là ci viene dato uno spaccato di realtà sudamericana, soprattutto dei piccoli centri rurali, però l'ho trovato un po' in più, così come ho trovato un po' frettoloso il finale, diciamo che l'ho trovato un po' poco pensato, cioè mi è mancato un po' qualcosa, qualche elemento qui e là che desse la giusta cornice alla vicenda. All'interno ci sono delle riflessioni sulla linguistica, sull'antropologia, veramente molto interessanti, tra cui quelle riportate sul retro di copertina, che è quello che mi aveva poi avvicinata, e che dice che questa lingua primitiva ha accumulato nel tempo la memoria di varie generazioni, ora si trova priva di eredità, svuotata del suo passato o con un passato incomprensibile che non sa più accogliere le parole, amarsi e odiarsi in una lingua e trovarsi d'accordo in un'altra. Questo è il concetto di che cosa esprimiamo, di quanto la lingua in cui ci esprimiamo condizioni ciò che diciamo, ciò che proviamo, e quindi soprattutto chi parla più di una lingua sceglie molto spesso in che lingua esprimere le diverse cose, e quindi in questo caso scopriremo, chi vorrà affrontare la lettura scoprirà perché questi due non parlano più questa lingua. Il motivo è che chiaramente quella è la lingua dell'amore per loro, e finito l'amore non ha più senso usare quelle parole, perché quelle parole erano legate
a un universo e a una sfera di significato molto più ampio. Quindi è interessante per le questioni che solleva, per gli interrogativi che ci pone, per gli argomenti che tratta, però secondo me è un po' zoppicante in altre cose, in particolare proprio nella struttura, nella costruzione di tutto quello che sta intorno a questo spunto di trama e a queste riflessioni linguistico-antropologiche. Maestro invece della costruzione delle cornici narrative è chiaramente Philip Roth, grande autore americano. Io non avevo mai letto nulla di Philip Roth, come vi avevo raccontato nel video haul uscito un paio di settimane fa. Mio fratello mi ha regalato questa copia dell'Animale Morente per sua stessa dichiarazione, e qui lo dico perché me l'avete poi chiesto nei commenti. Mio fratello non consiglia di partire da questo libro per leggere Roth, però aveva questa copia rovinata, ve l'avevo raccontato, me l'ha passata e io l'ho utilizzato come primo approccio a Roth. È la storia, anche se parlare di storia, parlare di trama, secondo me con certi autori non ha molto, molto senso, perché in questo caso, come in tanti altri, la trama è solo uno spunto per raccontarci invece i personaggi, per raccontarci la psicologia di un tipo di personaggio e la sua evoluzione attraverso le pagine. E in questo caso incontriamo questo professore universitario, che, se vogliamo usare dei grandi stereotipi, maschio caucasico di mezza età, americano, lavora in università, big money, grandi riconoscimenti, ha anche un programma in TV, se non mi ricordo male, comunque è una personalità di un certo spessore a livello culturale, e poi ha la seconda faccia, diciamo così, la sua zona d'ombra, e la sua zona d'ombra è che ha una passione piuttosto spinta per le sue studentesse. È però molto ligio al suo dovere, soprattutto ci tiene a difendere la sua immagine pubblica, e quindi le sue giovani studentesse lui le frequenta solo nel momento in cui hanno finito il suo corso, e quindi non c'è più il rapporto professore-studentessa. Chiaramente voi dite, beh, vabbè, una persona ligia al suo dovere, non tanto, perché in realtà tutte le volte che organizza un corso ne punta una, la tiene d'occhio per tutto il corso e poi organizza a casa sua una grande festa di fine corso nella quale la approccia e se la porta a letto. Ma questa è un'altra storia. Noi incontriamo quest'uomo quando la sua vita cambia, e la sua vita cambia perché incontra Consuela è una sua studentessa latinoamericana, molto diversa dalle altre donne che lui ha avuto nella sua vita, che gli sconvolge la vita, che porta nella sua esistenza, che ha comunque tutta una sua cadenzialità, una sua ripetitività, un uragano latino. Consuela mina tutte le sue sicurezze, perché lui era quello che si ritirava, quello che prendeva, quello che gli serviva, che gli piaceva, e poi se ne andava. In questo caso si trova per la prima volta a rincorrere questa donna, che ha però dei segreti che lui non riesce a capire al 100%, e questo da un certo punto di vista lo affascina ancora di più, da un altro punto di vista lo terrorizza per la posizione di debolezza in cui lo mette. E voi dite, perché non ti è piaciuto? Beh, non mi è piaciuto perché ho odiato il personaggio, cioè io ho avuto proprio dei problemi miei con questa figura maschile. Sebbene il personaggio femminile sia stato ben rappresentato, che non è così facile, non è così scontato, soprattutto quando il protagonista maschile è così egocentrico, cioè questa trama gira tutta intorno a lui e è un personaggio molto scomodo, lei comunque ha una sua rotondità come personaggio, non è un personaggio né stereotipato né abbozzato, e questo l'ho apprezzato molto, perché Roth è un grande narratore, cioè grande narratore, una grandissima penna, e nonostante io abbia odiato ogni singola parola pronunciata e pensata dal protagonista, si faceva fatica a lasciarlo andare, cioè lo si continua a leggere. E questa è la dote del grande narratore, del grande scrittore. Ho odiato il personaggio, però, quindi non posso dirvi che mi è piaciuto il libro, perché non riesco a svincolarmi dal fatto che non mi è piaciuto il personaggio. Però
la penna di Roth mi ha sicuramente convinta a leggere qualcos'altro di suo. Detto ciò, anche in questo caso non c'è bisogno che lo dica io, ma capisco perfettamente perché Roth sia considerato uno dei grandi autori del nostro secolo, non c'è dubbio. Grande narratore, grandissimo scrittore. Chiudiamo con un volume che mi ha lasciato molto perplessa e del quale vorrei parlare con chi l'ha letto. E si tratta di We Are Family di Fabio Bartolomei. Anche questo era un libro che mi ha prestato mio fratello. È un libro che non so se ho capito del tutto, nel senso che ci racconta la vita, è una specie di romanzo di formazione. Ci racconta la vita di questo protagonista, Al Santa Maria, che noi incontriamo all'età di 4 anni, quando i suoi genitori si rendono conto che Al non è come tutti gli altri bambini. Noi però viviamo tutta la vicenda dal punto di vista esclusivo di Al Santa Maria, che in un primo momento ha il punto di vista di un bambino. Non è puramente quello di un bambino di 4 anni, ovviamente, nel senso che è particolarmente sgamato e sveglio su molte cose, però è un punto di vista naive, nel senso che ci presenta delle situazioni che noi ben comprendiamo in quanto adulti e che lui come bambino non capisce del tutto, o alle quali lui come bambino dà un'interpretazione un po' diversa. Dopodiché passa il tempo, perché considerate che noi seguiamo Al Santa Maria fino alla sua età adulta, e più passa il tempo, più al lettore sembrano mancare dei tasselli. Perché? Perché Al ha questa visione del mondo assolutamente naive, che diventa sempre più anacronistica mano a mano che passa il tempo, mano a mano che Al cresce. Ci sarà sul finale, proprio alla fine, il turning point della trama che ci spiegherà, sempre dal punto di vista di Al però, che cosa è successo, che cosa è cambiato, o meglio ci dà la chiave per rivalutare e rileggere tutto dall'inizio e darci spiegazione di tutte quelle cose che non ci tornavano inizialmente. È molto scanzonato, ironico, pieno di humor, spiritosissimo, è scritto molto bene e ha il ritmo e e lo stile delle sceneggiature del film per la televisione o delle serie TV, e in questo sicuramente il fatto che Bartolomei sia anche sceneggiatore ha il suo peso, però non lo so, mi è mancato qualcosa, era come se alla fine non lo so, mi sono mancati dei tasselli. Non ne voglio parlare più di tanto perché secondo me vale la pena leggerlo, soprattutto se cercate una lettura un po' leggera, un po' di intrattenimento, un po' come appunto quei film leggeri che guardiamo alla televisione, quelle serie TV che ci raccontano uno spaccato dell'Italia, perché qui tra l'altro Al ci racconta la sua vita, i suoi 20-30 anni in una Roma che cambia, in un'Italia che cambia, che cresce. E però non lo so, non so cosa mi è mancato per apprezzarlo a pieno, però qualcosa mi è mancato. E quindi se qualcuno lo ha letto, parliamone qui sotto nei commenti, perché mi farebbe piacere integrare questa mia visione, perché in realtà io non posso dire niente di male, nel senso che a livello stilistico è scritto bene, a livello di trama ha un suo perché, la cornice è fatta bene, il personaggio di Al è rotondo pur con tutti i limiti di questa sua visione del mondo naive e della spiegazione che poi ce ne viene data alla fine. È coerente, non ci sono mai cedimenti, il ritmo tiene per tutta la vicenda, è spassoso, ironico, però non lo so, c'è qualcosa che mi è mancato per dire mi piace da matti 5 stelline. Quindi se qualcuno lo ha letto, volentieri ci facciamo 4 chiacchiere qua sotto nei commenti, o mi scrivete su Instagram, o mi mandate un vocale, non lo so, qualsiasi cosa, così mi togliete il dubbio
e magari parlandone anche con qualcun altro che lo ha letto, capisco che cos'è che non ha funzionato tra me e questo libro. Bene, considerando che ero partita dicendo sono solo 4 libri, faccio in fretta, in un quarto d'ora abbiamo finito, non è il posto della nostra storia. Io vi aspetto qua sotto nei commenti, fatemi sapere, so che anche Rotta è molto amato e molti lo avete letto, fatemi sapere anche il vostro punto di vista su quello che ho detto di Rotta. E io vi mando un bacione, vi do appuntamento sempre qui sul canale quando capita per parlare di libri e ci sentiamo presto. Ciao!